ragazzi, eccoci al secondo appuntamento con i cosmetici fai da te. Oggi parleremo degli utensili indispensabili per realizzare i cosmetici. Allora, partiamo con il primo. Io qui mi sono fatta una scaletta per non dimenticare nulla, quindi se guardo un pochino è per quello, per non perdere il filo. Il primo strumento utile è il beaker. Il beaker è un utensile che solitamente si presenta come un contenitore di vetro oppure di polipropilene e serve per pesare le sostanze. Ora, io preferisco quello in vetro perché comunque, se non lo sapete ve lo dico, molte delle sostanze che noi andremo a usare per realizzare i nostri cosmetici dovranno essere utilizzate anche per il bagnomaria. Quindi c'è bisogno di una sostanza che sia molto resistente ma che non si spacchi. Quindi un vetro temperato, qualcosa che sia proprio apposito per la cosmesi fai da te. Poi ci serve un frullatore a immersione, il classico mini pimer che noi utilizziamo anche in cucina. Però badate bene che non deve essere un frullatore che voi utilizzate anche per la cucina, altrimenti i vostri cosmetici cominceranno a profumare di cipolla o di aglio o di carciofi. Quindi cerchiamo di acquistare due frullatori a immersione, come ho fatto io. Uno lo utilizzeremo solo per i cosmetici e un altro lo utilizzeremo invece per la cucina. Poi vi potrà servire anche una frustina, le frustine piccole a mano, quelle da pasticceria, oppure una frustina elettrica, però di quelle che non siano troppo veloci, cioè che non abbiano un movimento troppo forte, perché altrimenti non solo monteranno i nostri ingredienti, ma li monteranno eccessivamente fino a smontarli. Poi, una cosa importante è la bilancina. La bilancina è uno strumento di precisione e non è la bilancia da cucina, perché la bilancia da cucina ha l'ordine dei grammi. La bilancina di cui parlo io invece ha come unità di misura 0,1 grammi ed è questa qui. Ve la faccio vedere. Questa io l'ho comprata in un negozio qui a Ravenna, ma la potete trovare anche nei grandi ipermercati o nei negozi specializzati. Vi dico già subito che la potrete trovare anche nei negozi cinesi. Poi c'è bisogno di un termometro per gli alimenti. Sarà perfetto quello che voi utilizzate per il cioccolato, per lo zucchero, quindi quello da cucina lo potrete utilizzare lavandolo bene, ovviamente sterilizzandolo, anche per i cosmetici. Poi le cartine tornasole. Le cartine al tornasole sono queste qui. Servono per misurare il pH delle sostanze, per portarlo quindi, vedete qui ci sono dei colori, qui c'è la tabella da 0 a 14 e voi potrete misurare il pH dei vostri delle vostre ricette cosmetiche per portarlo, quindi per fare in modo che le sostanze da basiche possano diventare acide, possano avvicinarsi al pH del nostro corpo, possano quindi non far male alla nostra pelle. E a volte è molto importante portare il pH a una situazione normale. Perché? Perché andremo ad utilizzare delle sostanze molto basiche o molto acide, come per esempio l'acido citrico, la soda caustica, magari quella più in là, o semplicemente il bicarbonato di sodio, quindi una sostanza basica e un'acida. Poi un'altra cosa che è importante è un macinino. Allora, abbiamo tre tipi di macinini. O il mortaio, che è il macinino a mano, il pestino, quello che si usa per il pesto, appunto. Il macinino in generale servirà a noi per miscelare le polveri. Il mortaio ci vorrà molta pazienza per star lì
a pestare e quindi a ridurre in polvere molto fina i nostri ingredienti, gli ossidi o le miche. Poi un altro macinino può essere il macinacaffè o elettrico o a mano. E poi quello che utilizzo io e che vi consiglio e straconsiglio è il grinder elettrico. Allora, io vi faccio vedere il grinder, perché secondo me come questi non ce ne sono. Voi fate una piccola spesa, lo so che comunque magari il mortaio ve lo trovate già a casa, però a mio parere questo, il mio viola, questo grinder elettrico è fondamentale per i nostri spignatti. Spignattare, lo dico per chi non lo sapesse, vuol dire proprio creare cosmetici in casa. Quindi questo ha una semplicissima, è un semplicissimo frullino, niente di più, niente di meno. Ha questa, questo contenitore, si mette la polvere all'interno, si chiude e c'è un bottoncino che avvia, come potete vedere, avvia l'azione frullante e quindi riduce in purea, in polvere molto sottile, molto fine, tutte le nostre, i nostri ingredienti. Perché dobbiamo scegliere questo? Perché innanzitutto ci facilita il lavoro, mentre il mortaio ha bisogno di molto più tempo. E poi perché facciamo la spesa una volta, come al solito, e ci resta per sempre. Il mio l'ho comprato da Minera Liberi e voi lo potete trovare lì, perché mi sembra che sia l'unico negozio che vende grinder elettrici. Altro accessorio indispensabile per i cosmetici fai da te è un pentolino, un semplicissimo pentolino che ci servirà per il bagnomaria. Quindi un pentolino che sia capiente e che sia anche alto, altrimenti i nostri spignatti non potranno ricevere appunto il bagnomaria. Poi ci vogliono cucchiaie e cucchiaini. Badate bene che il materiale deve essere importante, perché non deve essere un materiale che deve rilasciare sostanze all'interno dei vostri spignatti. Quindi d'acciaio va benissimo, quelli da cucina sono perfetti. Utilizzate sempre dei cucchiaini che abbiano più o meno cucchiai o cucchiaini che abbiano sempre la stessa dimensione, in modo che poi avrete sempre le stesse dimensioni nei vostri spignatti. Sapete che un cucchiaino è il cucchiaino da caffè. Poi delle siringhe che vi potranno essere utili quando voi dovete inserire in dei contenitori molto sottili, come possono essere quelli dei rossetti o dei mascara oppure degli eyeliner. Quindi vi serve assolutamente una siringa. Le pipette contagocce, perché le molte sostanze vengono pesate a gocce, come per esempio il tocoferolo oppure il Cosguard, che è il conservante. Queste sostanze devono essere inserite in una quantità così piccola che ci servirà il contagocce. Poi l'ultima cosa che ci può servire è la carta forno. Perché? Perché quando, come dicevo prima, andiamo a utilizzare la nostra bilancina di precisione e dovessimo pesare per esempio le miche, che sono le polveri che servono per colorare e per dare pigmento ai nostri cosmetici, per esempio un ombretto, noi andiamo a utilizzare la carta forno, altrimenti sporcheremmo tutto, perché i pigmenti delle miche o degli ossidi sono veramente molto coloranti. Quindi già dobbiamo fare attenzione, perché ci sporcheremmo sempre. Poi i contenitori devono, dei prodotti finiti di cui abbiamo bisogno sono questi. Vi faccio vedere. Io questi li ho presi da Aromazon, però poi voi li troverete in tutti i negozi. Sono le cialdine. Queste cialdine, ora ve le faccio vedere perché con riflesso non si vede.
Le cialdine sono semplicemente dei contenitori per inserire gli ombretti. Gli ombretti oppure, sì, solitamente gli ombretti. Oppure i vostri correttori. Queste le trovate da Aromazon o da Minera Liberi oppure da Farmacia Vernile, dove volete. Poi sono importanti anche i contenitori per le polveri. Per esempio, se dovete fare un fondotinta minerale o una cipria, utilizzate questi contenitori con il tappo e con il sift. Così potete gradualmente utilizzare il contenuto della giarrina in modo che non si disperda. Uno stampo per rossetti, che è questo qui, che io l'ho trovato da Minera Liberi, ma lo potete trovare ovunque. Si chiude, si mette all'interno, come vi ho detto prima, con la siringa, oppure direttamente, se ce la fate, con un imbutino, si mette all'interno, possibilmente si lega con un elastico per essere sicuri che è chiuso, anche se comunque è chiuso, e lo si mette in frigorifero. Questo serve per fare i rossetti. Poi delle scatoline in latta o in alluminio, che servono per i vostri burri o le vostre creme corpo. Sarebbero, ora non ce l'ho vicino, però sono quelle classiche che troviamo anche in alcune creme per il corpo piatte, tipo Glisolid oppure Nivea, queste qui. Ecco, potete anche utilizzare dei cosmetici che voi non usate più. Prendete i contenitori, li lavate bene, accuratamente. Vi ricordo un'altra cosa a proposito dei contenitori e del lavaggio. Potete utilizzare per lavare i contenitori di altri prodotti già usati il sapone per le mani oppure il sapone per riempire i piatti, aiutandovi con uno spazzolino. L'importante è che dopo disinfettate sempre con l'alcol buon gusto. L'alcol buon gusto è l'alcol al 95% di gradi, quindi 95 gradi, quindi è l'alcol puro, quello che ci serve per i dolci, che solitamente in cucina utilizziamo per i dolci. Poi, dei vasetti, potete utilizzare dei vasetti di vetro, come quelli che io utilizzo per le mie conserve, quindi quelle 4 stagioni, quelli sono buonissimi e sono buoni anche, visto che sopportano molto il calore, soprattutto per quando voi fate il bagnomaria. Quindi non buttate mai i contenitori di mascara, di creme, di dispenser, specialmente quelli con gli spruzzini, perché quelli vi saranno utilissimi. Anche i dosatori per i saponi, non buttate mai nulla. Io in bagno ho una collezione di contenitori che ovviamente con il tempo utilizzo. Vi ricordo che sono prodotti che voi mettete sul viso, quindi non devono essere sempre puliti, sterilizzati e sani. Sani nel senso di integri, oltre che sani a livello di qualità. Quindi questi sono gli ingredienti principali. Poi con il tempo sicuramente mi verranno in mente altri ingredienti. Io vi do un bacio e vi mando al prossimo video. Ciao ciao!